Ciao, oggi preparo i scocciones in un'altra versione con un ripieno di noci. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzarle sono 300 g di semola rimacinata, 80 g di strutto, un uovo intero e 80 g di zucchero. Questo per quanto riguarda la frolla. Dopodiché avrò bisogno di 300 g di noci macinate finemente, 100 g di zucchero, acqua quanto basta per sciogliere lo zucchero sul fuoco e la scorza grattugiata di un'arancia. Quindi sul fornello ho messo una pentolina, ho versato lo zucchero, aggiungo giusto un pochino d'acqua affinché copra lo zucchero. Accendo il fornello e faccio sciogliere. Fuoco moderatamente basso, mi raccomando. Diamo una mescolata e aspettiamo che prenda il bollore e che lo zucchero si sciolga. Lo zucchero si è sciolto, ha preso a bollire, non dobbiamo sentire i granelli, mi raccomando, deve essere ben sciolto. Eccoci qua. E tutta ad un colpo vado a versarvi le noci che ho tritato finemente. Aggiungo anche la scorza d'arancio che profuma tantissimo. Inizio a mescolare bene a fuoco basso, mi raccomando. Composto si è compattato perfettamente, quindi spengo il fornello, lo riporto in ciotola e lo lascio raffreddare un pochino. Nel frattempo mi dedico a preparare la frolla. Ed eccoci qua, verso lo zucchero nella semola rimacinata e do una bella mescolata. Quindi aggiungo lo strutto e l'uovo e comincio a impastare e ad amalgamare per bene la frolla. Preparare questa pasta frolla utilizzate un uovo grande. Se avete solo uova medie in casa, utilizzatene uno, ma per compattare bene la frolla aggiungete proprio un goccino d'acqua quando versate il composto sul tavolo per impastarlo. Se vi accorgete che rimane troppo farinoso, potete aggiungere qualche goccia d'acqua a occhio fino a quando avrete ottenuto questo risultato. Metto in una bustina da congelatore e lascio riposare. Nel frattempo, aspettiamo un pochino che si raffredda il ripieno. Comincio a dar forma ai scoccionedas. Spolvero con un po' di farina per evitare che il composto si attacchi sul tavolo. Spolvero un pochino anche sulla frolla e inizio a tirare. Vado a prendere un po' di ripieno, all'incirca quanto un guelfo. Capovolgo, schiaccio bene i bordi, mi raccomando, e con un coppapasta di circa 5 centimetri vado a dare la forma. Qua la prima coccioneda è pronta. Coppa pasta è di 7 centimetri, non di 5.
poi comunque potete farle più grandi o più piccole, non è obbligatorio farle di 7 cm come le mie. Ho messo i scoccionedas su una teglia del forno con carta forno, le vado a portare a cuocere a 180 gradi per circa 15-20 minuti, mi raccomando forno preriscaldato. I scoccionedas alle noci sono pronte, eccole qua, bellissime, tutte ben cotte, sono praticamente quasi fredde. Adesso vado a preparare la mia solita ghiaccia reale con 150 g di zucchero a velo, un albume d'uovo a temperatura ambiente e circa un cucchiaino di succo di limone filtrato. Verso tutto nello zucchero, sia l'albume che il succo di limone, e comincio a montare con la frusta elettrica fino a quando avrò una bella ghiaccia compatta. Monterò per circa 4 minuti. Dopo qualche minuto questa è la ghiaccia pronta, eccola qua, la consistenza è perfetta per scrivere. Ho messo la ghiaccia in una sacca da pasticceria, ho fatto un buchino piccolo piccolo e comincio a decorare. Eccole qua, scoccionedas alle noci dopo le mie decorazioni, sono pronte. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto in descrizione vi lascerò gli ingredienti per provare a realizzare a casa i scoccionedas con le noci.